Che razza di assurdità è questa? Mettermi nel consiglio e non farmi maestro? Non è mai successo nella storia dei Jedi, è un affronto. Calmati, Anakin, ti è stato fatto un grande onore. Membro del consiglio alla tua età non era mai accaduto prima. Il punto in questione è che sei troppo legato al cancelliere. Al consiglio non piace che egli interferisca nelle faccende dei Jedi. Te lo giuro, maestro, non l'ho chiesta io questa nomina. Ma era quello che volevi. L'amicizia con il cancelliere Palpatine sembra aver dato i suoi frutti. Non c'è alcun nesso tra le due cose. L'unico motivo perché il consiglio ha approvato la tua nomina è che il cancelliere ha fiducia in te. Quindi? Anakin, io sono con te, non volevo metterti in questa situazione. Quale situazione? Il consiglio vuole che tu riferisca qualsiasi mossa del cancelliere. Vuole sapere che cosa hai in mente. Vogliono che io spii il cancelliere. Siamo in guerra, Anakin. E perché non mi hanno affidato questo incarico durante la seduta? Questo incarico non deve apparire negli atti ufficiali. Il cancelliere non è un malvagio, Obi-Wan. Si è prodigato per me e mi è stato vicino da quando sono arrivato qui. Ed è per questo che ci devi aiutare. Anakin, noi dobbiamo obbedienza al Senato, non al suo capo che è riuscito a rimanere in carica ben oltre la scadenza del suo mandato. Il Senato ha preteso che restasse. Usa le tue percezioni, qui c'è qualcosa che non va. Tu mi chiedi di fare una cosa che va contro il codice Jedi. Contro la Repubblica. Contro un mentore e un amico. È questa la cosa che non va. Perché mi chiedi di fare questo? È il consiglio che te lo chiede.